Durante i suoi primi 80 anni di vita, la ditta Pietro Labeda, fabbrica di macchine agricole ed enologiche, aveva trascurato l'esportazione dei suoi prodotti verso i mercati esteri, impegnata com'era a soddisfare le pressanti richieste degli agricoltori italiani. Fanno eccezione le falciatrici meccaniche spedite in Etiopia nel 1938, ai tempi dell'occupazione italiana, e le varie macchine da fienagione vendute all'Argentina negli anni del secondo dopoguerra. Quando, alla fine degli anni 50 del Novecento, la fabbrica di Braganza inizia a costruire le prime mititrebbie, macchine fortemente innovative di grande impegno tecnologico, vede nell'esportazione una strada importante per raggiungere i quantitativi di produzione necessari a rendere competitivi i suoi prodotti. Inizia così una fortunata stagione di commercio con i più importanti paesi cerealicoli del mondo. Primo di tutti la Francia, dove l'agricoltura è molto sviluppata e le macchine Labeda raggiungono rapidamente una importante posizione sul mercato. Seguono poi altri paesi europei come la Spagna, il Belgio, la Danimarca, il Portogallo e la Gran Bretagna. La progettazione di nuovi modelli sempre più efficienti e produttivi accresce la fama nel mondo dell'industria vicentina, che raggiunge il culmine con il riconoscimento della medaglia d'oro al Salone della Meccanica Agricola di Parigi del 1964. Con il premio assegnato al modello M120, in assoluto il maggior successo di quegli anni, con circa 8.000 esemplari costruiti. La M120 viene così esportata in molti paesi extraeuropei, come la Turchia, il Venezuela, l'Iraq, il Pakistan e tutto il Nord Africa. Ma il successo maggiore viene dalla vendita di varie centinaia di esemplari alla Repubblica di Cuba, dove le macchine italiane sono impiegate nella raccolta del riso. Imponente è lo sforzo produttivo e organizzativo per inviare le macchine nel lontano paese caraibico e per garantire la necessaria assistenza tecnica. Colonne di autotreni portano le grandi casse da Braganza al porto di Genova, dove vengono imbarcate sulle navi e avviate al paese di destinazione. Per la spedizione verso i paesi europei, invece, si utilizza prevalentemente il treno con lunghi convogli caricati presso la vicina stazione ferroviaria di Tena. Moltissime sono le immagini che documentano queste spedizioni. Durante i successivi anni 70, le mititrebbie Labeda raggiungono tutti i paesi del pianeta dove si coltivano cereali, dall'Australia al Giappone, dall'Ecuador al Messico, dalla Libia alla Guinea. La quota di macchine esportate arriva al 60% della produzione totale dell'azienda, a conferma del successo mondiale di questi prodotti, riconosciuti dagli agricoltori come affidabili e tecnologicamente avanzati. Pier Giorgio Labeda.